Benvenuti in questa partita del girone C. Vedrete un problema. Purtroppo oggi non verrà pubblicata la seconda partita del girone C. Alle 16 dovevano giocare Anto e Giallu. Purtroppo Giallu non si è presentato e quindi abbiamo avuto appunto dei problemi. E abbiamo deciso di dare la vittoria a tavolino ad Anto's Mind per 3-0. E quindi possiamo garantire già per la sua qualificazione. Perché appunto ha 7 punti. Però ora devono giocare Nico e It. Quindi vediamo un poco come sarà questa partita. Spero bella intensa e che se la combattono, perché comunque si decide la qualificazione di questo girone. Quindi andiamo a giocare. Nico, al massimo controlla il team prima di... Sì, Toro. Ok ragazzi, io vi ricordo le regole. Massimo rispetto per l'avversario. Ogni insulto oppure parola omofoba, sessista, razzista eccetera verrà punita con un'ammonizione. Avete a testa una scorrettezza gratis per ogni partita o di andata o di ritorno, che sarebbe appunto la tattica speciale in chiara occasione da gol. Dalla seconda volta in cui utilizzerete la scorrettezza, appunto verrete ammoniti. Due ammonizioni uguale un'espulsione e vittoria a tavolino per l'altro ragazzo. Molto molto bene. Ormai lo devo ripetere ad ogni volta, però mi sembra giusto. Ricordiamo ovviamente che ci sono i tempi normali, ovvero da 30 minuti. Il tempo facile subentrerà in caso di crash nella seconda parte del secondo tempo. Se si era in risultato di pareggio, se si era in risultato ovvio per l'avversario o per il possessore del tempo, non si andrà nel tempo da spareggio. Eterna, ti prego anche di illustrare la nuova regola. Giusto, allora... come ho comunicato nel server Discord apposito, visto che abbiamo preferito optare per un qualcosa di più divertente e differente dagli altri tornei che si sono visti, tramite l'ausilio del Save Editor è stato deciso che i vari contendenti per la vittoria del torneo potevano implementare nei propri set una quinta extra tramite appunto l'ausilio del Save Editor. Quinta extra utilizzabile massimalmente su due giocatori che andranno comunicati pre-partita. I vari giocatori non potranno rimanere gli stessi, o almeno uno non dovrà essere lo stesso, in quanto altrimenti il gioco risulterebbe in ogni caso ripetitivo e sempre scontato. Quindi la scelta qual è? Si possono usare 5 su due giocatori, sì, ma vanno comunicati e cambiati a fine andata e fine ritorno. Cioè fine ritorno va cambiato. Infine, non si può utilizzare un extra già presente nel setting, ovvero se io ho un giocatore con sudore e lacrime, metticela tutta e in doppia copia, non posso mettere né un altro metticela tutta né un altro sudore e lacrime. Però si può mettere, esempio, un super tecnica. Intanto siamo partiti con i critici. Esattamente. A proposito di sudore e lacrime, essa è stata sbannata. Però sempre con il limite da 3. Ed è stato bannato ogni set con tripla seconda possibilità o tripla sudore e lacrime. Perfetto, quindi... Non per chissà quale nerf a dei giocatori, perché tanto qui non c'è nessuno, fa paura a nessuno, ma è semplicemente perché altrimenti è inutile avere 3 perdi in seconda possibilità. Ciao, Lai. No, questi saluti. Non era riferito a lui in ogni caso, ma vabbè. Vabbè, comunque partiamo già con il possesso palla di Nico, l'arduo, Manazzaro, pazzurdo, arduo, sgravatissimo. Arduo. Troppo. Non anche si attiva. Multi. Si attiva il Miximax di Arion in porta. Spoiler, io non farò l'arduo counter.
Anche questa volta. No, basta. Non voglio questi Ardo Canter, ok? Va bene. In risposta, it attiva Skipper. Partita molto bilanciata tutta nel mio campo. Campo minato di Sol che entra. E palla fuori. Decide di farmi un favore passandomi la palla. Credo che sia stata una svista, perché un favore. No, è stata una cosa voluta in realtà. Ah, voluta? Ok. Sei un po' confuso. Ah, ok. Non sto capendo. Capirete. Non mi faccio domande. Lo spirito Gverievo. Vediamo l'evocazione di... L'evocazione di Attendi. Re bianco per Kinoshita e Pendragon per Tescat. Per Shu. Shu, Tescat. Missy Maxo Trans. Missy Maxo Trans. Sempre Kinoshita. Parte col Kinoshita, attenzione. E poi c'è... E lui parte con quintetto. Vediamo un po' che succede. Questa secondo me sarà una partita abbastanza sentita, quindi potrebbe essere. Perché comunque è cruciale per tutti e due. Ci si gioca la qualificazione ai quarti, quindi può essere importante. Scatta anomalo, entra. Per Acurio. Sì, per una volta che Nico non utilizza Saru. Vizy contro Oogsy. Elias contro Oog. Vince Elias con Cerica dell'Oblier. Di poco, però entra. Mosta non vista in questo torneo. Di 13 punti. Per niente proprio. Bailong cerca la seconda possibilità e la ottiene. A scarso di critici. Ok, niente critico da parte di Braggard, di Venom Braggard. Eccolo qua. 2:51. Si attiva lo spirito Greyelo. Per poco comunque, se no perdeva il Miximax Bailong. Gli altri li possono usare, vero? Sì, okay. Sono consentiti, l'ho detto nel video spiegazione. Sono molto bene. Khmet, generale Leonino, Khmet. E parte all'attacco. Parte all'attacco. La seconda possibilità parte all'attacco. Con un appoggio. A difendere c'è sudore e lacrime. Cosa? A difendere c'è sudore e lacrime perché Trupala all'inizio ha usato tutti i piedi. Tutti no, perché se li avessi usati tutti non sarebbe riuscito a parare. Sei sicuro che lo hai testato? Sì. Indebolito di 200 questo tiro. Potrebbe però essere una partita interessante. Beh, Trupal, se non erro, è senza appoggio. Vediamo. Nuvole rosse. C'è sempre il rischio crit. Per entra. Per pochissimi punti. Per 60. No, 60, 66 punti. No, 120, 3:33 contro 150. Vabbè, per poco Nico passa in vantaggio. È al momento primo in classifica. Perché ormai abbiamo annunciato comunque la vittoria a tavolino di Anto's Mind contro Giallo. Purtroppo, perché potrebbe essere una bella partita per il mio. Sì. Ma, vabbè. Vediamo un poco che succede qua. Hit parte all'attacco con Skip. Però subisce l'attacco progressivo. Quintetto. 1915 contro 1830. Ed ecco che parte Bailong con la sua armatura e va di scatto. Finge anomalo.
Katanamao. Che, come direbbe Subaru, se ci fosse, Kansei Drift. 2601. Seconda possibilità, si conferma una delle migliori extra in game, se non la migliore extra in game che si è appoggiata con Super Tag. Meglio sudore e lacrime. E qua forse potremmo avere uno scontro che potrebbe dare problemi a Bailong. Al nostro Raku di fiducia. Perché Kinoshita non ha attivato l'armatura prima. E vince in realtà scatto anomalo. Attenzione. Fosse stato Kmet con moltissima probabilità avrebbe potuto vincere. E si gioca pure la bibita speciale ora, Nico. Che ricordiamo è consentito. Gli oggetti sono consentiti. E gioca Massimo la tattica 3, speciale. Però. Gioca la tattica speciale e in questo caso non è valida come scorrettezza. Perché comunque c'era Zanark in agguato che poteva fermare. Beh, oddio, fermare. Vabbè. Non avrebbe fermato. C'era comunque. Avrebbe provato. Avrebbe avuto la buona intenzione di provarci. Spazio zero. Risponde, però. Non è occasione da gol questa. No. Però va di passaggi volanti. Non hai davvero Jefferson come allenatore. Attenzione. Palla a Oxy. Attenzione, Nissimax The Quintet è andato. Torna in forma base ma senza un briciolo di energie. E ha sbagliato. Bel passaggio. Sì. Va di spirito guerriero ora. Nico. Di nuovo con Bailong. Re Nero. E Kinoshita si toglie lo spirito guerriero. Re Bianco falla. Re Bianco se ne va. Ed ecco Taio che va di Pendragon. Se proviamo della Gveva Pendragon. Pendragon. Questo potrebbe essere. Questa è una tattica abbastanza ottima. Quello di far scaricare subito il portiere all'avversario. Abbastanza ottimo, non so se è grammaticalmente corretto, sai? Nico. Abbastanza buona. È per il natalizio della grammatica mera. Infine! Bel critico del 5006. Io non commento. Forse abbiamo. Qual era il valore più alto? 6.900. Di? Minstrel importa. Ok. No, questo qua non è il secondo, non è neanche il terzo. Morso subito. Bene, Fabio, è il momento di riprendersi la mia posizione. Campo minato entra e Fei si prende un bombardamento a tappeto. Mi spiace, Fei. Povero, è piccolo eroe. Provato. Vediamo ora. E Scat va di Kenshin Armed, ha perso l'appoggio per tutta la squadra, ma riguadagnerà lui sul momento, che molto probabilmente è una scelta più che congeniale. 1216 come valore totale. Finisce qua il primo tempo. Finisce qua il primo tempo. 1-0 per Nico, però Hit può ancora recuperare. Direi di sì. Sì. Senza direi. La prima la sta ostando Nico. Sì, sto ostando io. Perfect. Skip Jones e Quentin. Vediamo. Diamo subito un Missimax Trans.
Davy Jones, Missimax con Victor, signori e signore della regia, o dalla regia, dipende dai punti di vista. Attenzione, scatto! Saru! Oddio, Saru! Saru sta cercando la seconda possibilità, però c'ha tutti sti scatti che non gli vanno a... Cerchio dell'oblio, ricordiamo che anche il sudore lacrime si è disattivato in quanto passato il tempo si recuperano PE e PT. Scontro con Zanark, per qualche secondo non è entrato lo scontro con Kinoshita. Ok, in uscita. Cerchio dell'oblio una seconda volta. Ed ecco. Anak si vede perso. Oh, il delitto. Ed ecco che Saru a campo aperto. E credo che Hit non ha nemmeno le tattiche speciali. Dovrebbe avere una. Ne ha usate due, no. Spazio zero Pendragon e passaggi volanti. Si vuole attivare il cash in Armed. E attenzione. Una tattica l'aveva ed è consentito. Sì. Vediamo un poco. Formazione a guscio. Che, fun fact, è proprio Zanark che c'era in mezzo. E quindi Hit si è salvato. Quando quella tattica viene usata contro Zanark. Ecco, questa è scorrettezza anche da parte di Nico. Sì, decisamente, perché Nico aveva soltanto un giocatore con lo spirito guerriero e non col Miximax. Esatto. E non c'erano giocatori nel mezzo. Quindi tutti e due si sono giocati la scorrettezza, anche marcia bene, direi. Degli uccelli. Sì, direi nel secondo tempo è più che ottima come scelta. Però in questo caso forse ne va a gioviare Nico, che in questo... Saru quanto corre? Saru corre come un pazzo! Per ora deve attivare subito lo spirito guerriero, perché altrimenti perde il Miximax. Si porta Ho verso capito cosa vuole fare Nico. Attenzione. Khmet, generale Leonino. Vediamo... Armatura di Kinoshita. Kinoshita va a giocarsela in questo caso. E attenzione. Appena messa l'armatura, ricordiamo che perde il boost, quindi non sappiamo dove andare a finire. Campo minato contro Graffio Letale. Vince Graffio Letale. Ciao, vince Graffio Letale con 2021, signori. Attenzione. Zboom. E quindi... Saru! Che cosa... Ha laggato! Sì, ha laggato, quello sarebbe stato gol. Fisso. E come lo cataloghiamo ora? Questa Colpo di lag, non possiamo catalogare in ogni... Va bene, caso. Va bene. Sembra giusto. Comunque benvenuto Subaru che è tornato e... Cosa mi sono perso di bello in questa partita? Ah, un crit da 5.006. Cosa?! Tutte cose normali. Ah beh, sì, non ne abbiamo visti di diversi, abbiamo visti di diversi. E Nico che ha sbalordito tutti quanti attivando Aku e non Sal. Onesto, mi piace questa tattica. Abbastanza. Comunque ricordo anche a te, Subaru, che Anto contro Giallo non si è disputata, quindi... Ok, mi è dispiaciuto un pochettino per questa cosa, ma non... Non poteva essere altrimenti. Ma cosa è successo? Cosa è successo? Ma quindi stavo aspettando che si scaricasse il cashin a te. Ma che è successo? Arriva Gabi, se la prende. Ciao. Questa partita è strana. Davvero, davvero strana. Nico si è morto. Ah, ma è lag, quindi non è un problema di... Sì, perché prima che entrassi tu ci sarebbe stato praticamente un gol fisso. Sì, ma non penso di essere stato io a far lag. No, tranquillo. Marcia degli uccelli. Voglio riprendermi quel gol perché mi... Ok. E credo proprio... Corri.
Corri ragazzo laggiù! Ora vedrai probabilmente uno dei valori più alti del torneo senza critico. No, crit è il più alto, no, crit è per forza il più alto. Saru parte da... Quentin a 666. Quentin parte da 666. Fa quanto il crit dell'altra volta. Attacco Omega E2X. Ti prego fai un crit, ti prego fai un crit. 4,93. Questo è il valore più alto no critico. Oh mio dio. Quindi con senza appoggi, Nico. Con uno. Con minchia. 4.008 con un appoggio alla faccia. Praticamente okay, con questa blu, punti da questa blu. Oh, no. Quanto era il valore? Quanto 4.834, mi pare. 4.893. Ah, ok, onesto. No, onesto proprio per niente. Come cazzo fa a fare? Ti ricordo le 5 extra. Ah, giusto. Ah, il set con le 5 extra, ecco perché. Aitor e Saru si triggerano Jones, quindi Saru finirà a terra. Gader, yader, vento. Io ancora non spirito guerriero, aia, aia, questa fa male, questa fa tanta male. Aia. Allora, questa può fare tanta buff. Un altro Khmet. Khmet generale Leonino. E Ranero per Arion. Toro. Toro. Ho shaftato. Grande Toro. Dai, Dai, Sei shafta. Toro. Toro. Grande Toro. E parte ora Jones, attenzione. David Jones. David Jones, che ricordo essere probabile occasione da rete. Aia. 3871, aia. Se non critta adesso, non critterà mai più. Direi. Però c'è con bloccatiro. Bloccatiro. La si può provare. La si prova, la si rischia. Campo minato a... Ha levato 700! Ha levato 700! È un Miximax. Mamma mia, penso che anche le extra facciano un lavoro nel 700, no? È un Miximax con extra ottime. Quindi l'una crociata e due Y, vediamo... E para! La para di pochissimo. Marchio, signori e signore! E Gabi per Nathan ha fatto il suo porco lavoro e ha perso il Miximax. Palla per Jude. La sua porcissima figura. Niente, Zanark intercetta palla. Parla per Ayari. Rioma, spirito guerriero, subito. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa prima partita d'andata. Ok, ancora la prima, perfetto, meno male. Sì. Ah! Però Hit la vuole riprovare, attenzione. Questa molto probabilmente è gol. Assalto invincibile. 3542, senza debuffer a togliere del tiro. Magari Monico ci spara il crit della vita con 7000. No, Mark ha già crittato. E non potrebbe fare 7000. Se critta un'altra volta è un problema. Ecco. Gol per Hit. Gol per Hit 2-1. Si interrompe qua. 2-1 si interrompe qua. Prima partita è andata, adesso osta. Nico. Vabbè, saremo sul 2-1, non è un problema. 2-1 in quanto nessun giocatore avrebbe potuto fare un 2-2 o 3-1. Esatto. Hanno messo nel cemento questo risultato e ora siamo Sashi contro Salva. Sashi. Vuoi cantare con questa squadra? Sì, squadra solita. In questo momento... Per entrambi i giocatori, regole normali. Quale campo sceglierà Nico? Lo stadio, ecco. Ragnarok, giustamente. Giustamente. Il capitano è Fei. Dove ricordiamo che in questo momento Ero mutato. Sì. GG man. Bravo. Nico, mica hai tirato delle No. Bravo. Con questo risultato Nico è primo nel girone, però Hit, se vuole sperare di qualificarsi, deve per forza vincere questa partita e mandare giustamente a non qualificarsi Nico. Beh. E Nico basta anche arrivare allo spareggio per qualificarsi e buttare fuori Hit, lo quindi... spareggio, lo spaghetto. Nisaia 6 Petropale tra posti di skip Rioma e Ayari. Parlando dello spaghetto al nero di Seppia, entra Seppia, va bene, ok. Andiamo col Ghost Pepper per Maurizio Merlusso nel frullato, quindi va bene. Cotto frullato. Primo Miximax attivato in questa partita,
Saru. Quello di Saru, giustamente. Giustamente che a terra praticamente già infuriato come una faina. Mixi Max Trans de Trupare. Trupare. Leia su Simeon. Scontato però d'effetto. Punto. Ho il dito. La cerca. Schiocco di dita ricompare, effetto inverso di quello di Thanos. Vabbè, batto le mani, schiocco le dita, passo la palla tutta la vita. Non è vero, lui va avanti da solo. Appunto. Spirito guerriero. Un bellissimo spirito guerriero. Uno spirito. Oh, arriva quello su Kinoshita. Con Re Bianco che incrocia le braccia davanti a sé. E arriva il Pendragon per appoggio, giusto? Sì. Arriva Vizir col suo apoggio. Ecco, te pareva. Di Crit, in pratica. Fermate Nico. Le gemme dell'infinito su Saru fanno male. Toglietegliele. Ok, arriva il Miximax. Un giorno mi toccherà bannare i critici. Come fai a bannare i critici? Non lo so, però lo farò. Non puoi. Ovviamente Miximax per Arion con Mar. Questo Simeon che parte come una... Come un razzo. Hai parlato un po' troppo presto. Kinoshita, relativa, saggio monarca, Re Bianco in Kenshin Armed, che bellissimo. Il flashback del Vietnam con questo Kinoshita. L'abbiamo tutti, tranquilli. E quindi... 2298, valore più che ottimo. Saru lo abbiamo perso alla fine, penso. No. Chiamato lo schema, un sacco di frecce blu. Vedo... Cioè, l'attendi con Kinoshita che continua ad avanzare. Palla per Nisei. Quintette e Nisei si scontrano. Vediamo chi ferma. Che passa? Arriva l'attacco progressivo. Punishing cut. Oh my god. Ma quel simio ormai è... distrutto. E giù di intercetta palla. C'è un motivo se è così tanto scarico, tranquillo. E beh, ovviamente lo so. E arriva una chiamata di Miximax. Nisei. Monetsuko Nisei attiva i Miximax. E anche Afuro lo fa. Afurudi. Che è uguale a prima. Attenzione. Nisei avvicina alla porta. Attenzione. Sei avvicino alla porta, attenzione. Beh, è logico che uguale a prima. Miximax alto con Byron. Si chiama si chiama Renero Marchio. Afuro, Miximax, Afuro. Attenzione, battaglione. Capo su prima della Kverra Pendragon. Ma perché la... Non ho capito. Vede. Nisei è lì fermo. Nisei è lì fermo che cerca di aspettare qualcuno. Purtroppo non arriva. Vuole attivare seconda possibilità. Seconda possibilità. Scatto possibilità. Anomalo. Anomalus 1805. Questo. Kinoshita perde lo spirito guerriero e gli viene un colpo. Ma zio, infarto quasi. Ma te lo sei bruciato così, Sincero, non puoi più far niente. Beh, onesto. Nisei al fermo lì, ovviamente. Ma ti aiuto anche con la sepoltura. Okay. Che cattivo. Vabbè. Mi fa capire se attiva la seconda possibilità? Sì. No, 8 PT. Attenzione! Attenzione però, perché... Attenzione, battaglione, questa fa male. Assolutamente male. Arriva Generale Leonino. Deve tirare subito hit. Eccolo. Arriva in porta, ovviamente, a Quintez. Potrebbe... Crittino tattico. Lo chiama il crit, attenzione. Cash in Armed. Dell'attacco Omega, che segue
4.040. Minchia. Questo fa male. Blocca tiro di quintette in mezzo alle balle. Attenzione. Non prova a bloccare. Attenzione però, okay. Attenzione però. O crit o non crit. Quanti giocatori sei con sudore e lacrime? Il massimo è 3. Gol di 77. Aspetta, chi ha Trupal? Trupal e David Johnson. Ouch. It pareggia i conti. Secondo però sono Niseia. Ok, sì, allora sei giusto. Onesto. It pareggia i conti, ma non basta per il momento, perché deve per forza vincere per essere qualificato. Vediamo ora che succede. It se la gioca. E Nisei arriva ovviamente su Simeon, che ormai non può fare altro che subire. Nico forse se la sta prendendo un po' troppo comoda. No, non è Nico. Comoda, sì, comoda sto cazzo. Simeon evoca Kmet, finalmente. Non lo direi fino a quando non ne sarei, non lo direi fino a quando non ne sono totalmente sicuro. Diciamo che voglio divertirmi. Pendragon viene attivato. Tattica speciale. Ciao. Chi l'ha attivata? Io. Ah, tu? Ok. Nico? Okay. Passaggi volanti vince. Vari passaggi volanti. Tanto comunque non sarebbe stata scorrettezza, quindi potrebbe essere. No, perché non era davanti alla porta, era a centrocampo. Sì. Vedo quel oh mio Dio. Oh, no. Ragazzi, attenzione. Oh no. Attenzione. Mi sa che devo mettermi a tryhardare anch'io. Oh no. Vabbè, mi muto su Discord. 3764. Okay. Arduo. Va di blocca tiro qui. Anzi no. O crit o crit. Attenzione. Crit o crit. Niente. Hit si porta in vantaggio. E al momento Nico è fuori. Hit è dentro come secondo, ma Nico è fuori. Per ora. Manca Nico ancora. Nico decide di fare sul serio e tryhardare. Hit è di nuovo fuori. Mi piace Hit, ma è così che funziona le cose, purtroppo. Mica, se... ma lo stiamo odiando Hit in questo momento, no, dai. No, sto facendo favoritismi. Fuori Gimus, dentro Ryoma, sto facendo Gubis. Io qui Gubis. Ho un bel... Oh, eccolo qua. Attenzione. Simeon primo contrasto di Saru. Graffio letale contro Ravram. Vince. Ovviamente. Graffio vince letale Ravram. Per 2021, l'anno che entra. Allora, Nico deve giocarsela bene. Ma già che ha fatto quel 2021, è un bel presagio, sai. Attenzione. Kmet Gianellino, armatura. Ricordo che Ita ha ancora la scorrettezza, se non erro. Hanno tutte e due la scorrettezza. Campo minato contro cerchio dell'oblio. Vince e vince cerchio dell'oblio. Come è giusto che sia. Quanto vince 300? Qualcosa mi dice che ora Nico è on fire. Io con le dita ti elimino tutta la vita. Beh, giustamente. Niente, Wan Li riesce a superare. Attenzione. Attenzione. E Simeon è davanti alla porta. Okay, si la gioca la tattica speciale. Scorrettezza per Hit. E al però momento... vediamo. Ma? Ah, ok. Sì, ci sta. Trappola del fuorigioco. Anche se non ho mai capito sta destra, vabbè. Vabbè. E la palla passa di nuovo ad Hit, che calcerà il calcio di punizione. Bravo. La rimessa in gioco. Sta imparando ad essere un vero telecronista. Ho giocato a PES con mio padre un bel po' di volte, lascia stare. Ho notato. Trupal sbaglia. PES aiuta, signori e signore. Trupal dimostra di avere le ultime tre lettere del suo nome. Ballo. Attacco. 3275. È quasi imbarazzante. Attenzione, Quentin non ha nemmeno il Kenshin. No, non ha niente. Inutile, non ha nemmeno il Mismax. Cioè, proprio arriva a porta praticamente spianata. Quindi Tarantino si deve levare dalle palle. 4014. È inutile che facciamo le tarantelle. 3711 entra dentro. CCP. Nico si riporta al pareggio. Con la schitarrata. E al momento Nico
è qualificato. Di nuovo. Di nuovo. Questa sarà una partita al cardiopalma? Penso di sì. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, ma la partita è già infuocata. Mi sei allo scatto? Però Nico si gioca la tattica speciale. La tattica speciale, passaggi volanti, no. Passaggi volanti. La fakeata. Hug si prende palla, ma non la tiene per troppo. Visi arriva su sì. Attenzione. Visi contro Hugsy. Hugsy. Arriva il Pedra con il livello settore contro uno dei giocatori della squadra finale della Eldorado. Rinuncia alla Poggio per poter prendere palla. Sta tryhardando Nico, attenzione. Eccolo. Madonna, quanto corre qui. La velocità di Simeon mi fa paura. Abbiamo visto un giocatore molto più veloce, l'Hyperion. Vabbè, sì. Queste cose sono imbarazzanti. Pixi Maxo trans. Ormai Nico si è incazzato. Ma cosa? No, ha perso palla. Non ha preso l'input e ha passato. Questo è un bel problema. L'armatura attivata. Miseia perde palla, sì, perde lo spirito. E anche il Miximax. E si è completamente esaurito. 29 minuti, è riuscito a salvarsi, non si sa come, Hit. Di un secondo Simeon avrebbe ripreso palla. Probabilmente ha laggato e non è andato bene. Salto temporale. Byron approva. Preset nuovi. Byron approva, raga. Comunque finisce il primo tempo. In questo momento sono davvero tante emozioni perché comunque tutte e due se la sentono. Cioè... Siamo 3-2 per Nico, giusto? Siamo 3-3. 3-3, giusto. Però anche se vanno allo spareggio, Nico comunque passa. Perché Hit non riuscirebbe mai a raggiungere i punti di Nico. Ok, Nico decide di fare un cambio strategico. Anzi, magari per fortificare il suo attacco, mette in campo Young esce, e Gabi. Ed entra anche Young. Fuori Miseia, dentro Skip. Hit ora pensa, ora o mai più. O la va o la spacca. La piena oscurità la piena oscurità contro l'ardo training Nanazzaro. Nanazzaro? Cosa vuoi? Arriva il Miximax, qui la tattica speciale. No, non arriva nessun Miximax, è solo la tattica speciale. Specialo. Anzi, la tattica speciale. Trappola del fuorigioco creando probabilmente il teletrasporto di Goku. Back to back e fuorigioco, ovviamente, perché back to back. E tra l'altro ha preso il fuorigioco proprio nella fascia minima, perché basta superare il chiaro di centrocampo e puoi attivare il fuorigioco. Quindi okay. Entra Aitor al posto di Simeon. Nico sta seriamente tryhardando in questo secondo tempo. Nico è bello che è incavolato in questo momento. Afuro non ha seconda possibilità. Considerifto. Ricordiamolo. Però fa un 2135 molto interessante. Sì. Miximax trans. E penso che l'abbia fakeata Nico. No, infatti era di Hit. Esatto, Nico infatti non serve. Però arriva lo spirito guerriero. Oh. Arriva il Re Bianco contro Re Bianco. Il Kenshin di Quentin che si combatterà contro il proprio Kenshin. Zuko, guerriero del sud. Non penso di aver mai visto quel Kenshin neanche nei miei gameplay di Chrono Stone, perché io non sono un giocatore competitive. Mi disp. Oh, arriva l'armatura, giustamente. Armatura. Impeto doppio. Qui si può decidere. 2192. Potrebbe non bastare. Troppo alto. Però il suo obiettivo non è quello di segnare. È quello di stannare. Però ci riesce lo stesso. Ma come? Ah, non ha appoggio, Robin. Nico passa in vantaggio 4-3. Probabilmente Hit non aveva l'appoggio e semplicemente valore basso. O avevi l'appoggio, Hit? No, niente appoggio.
Ok, allora... anche perché usare mano di luce X non hai l'appoggio se il tuo team è un full neutro. Giusto, anche quello è vero. La telecamera di Nico balla la Macarena. Vai la tua allegria Macarena. Ti metto l'ammonizione solo per giramenti di testa. sto scherzando. Ok, entrano Ghimus e Ayari al posto di Trupalle, non ho visto chi. Palla skip, spirito guerriero attivato. That's surprising. Skip con Khmet. Palla indietro per Jude. Miximax Trans. Un altro. It la deve provare. Ha due gol di svantaggio e... secondo me per Bylong con Vladimiro e Miximax di skip ovviamente. Hit credo che abbia già usato la sua tecnica tattica speciale scorretta. Se non erro sì. Ok. E intanto qua chiamano ovviamente la tattica speciale. Non è scorrettezza. Nico la chiamo perché comunque non è scorrettezza in questo caso, non è chiara occasione da gol. Quindi marcia dei pinguini e vince passaggi volanti. Questa è un'ottima mossa, anche se la palla va a sì. E si trova davanti di Escat. Aia. C'è anche il bonus elemento. Che potrebbe giocare un... infatti, no, gioca un ruolo. Gioca un ruolo attacco importante. Progressivo. Escat sorride. Lo spirito è il nuovo contro il vecchio. E Marchion perde. Guerriero. E anche... No, non perde il Miximax, meno male. Perché dici meno male? Ma perché? E attenzione, in bocca. Fino ad ora abbiamo visto anche la perdita del Miximax insieme attacco allo spirito Omega e 2X. Questo. Assolutamente non chiamato. 1901. Senza appoggio, I suppose. Vediamo se Quentin riesce almeno. No, l'appoggio lo ha. Riesce a tenerla. A 29 è pochissimo, però lo stordimento è quasi pieno. Palla, dai, porre! La perdita di palla di Aitor direi che è bella scontata. E vabbè, grazie. C'è chi non è uscita davanti. Questa bestia di Satana di un difensore. 2500. Mio Dio. La Furamu. E chi non uscita parte palla al piede. Un'altra tattica speciale, un'altra. Un'altra e sempre nessuna scorrettezza. Risposta, marcia dei pinguini. Nico se la gioca bene però per non fare scorrettezze. E anche per speciali. Non ricevere gol a questo punto. Spirito guerriero chiamato. Ovviamente su chi? Oh, Unexpected signori. Manca quasi metà tempo. Chi non scelta perde il suo o lo elimina il suo. No, lo perde. E parte. Aitor lo guadagna. Saggio Renewo. Monarca Reniero. Reniero. E ora parte Afro, di ultimo di attacco Afrodi. Afro Teumi. Attacco Teumi. Omega e 2X. Il valore totale è 1826. Non è troppo alto. Anzi, non è alto per niente. Luna crociata e 2Y. Ottima mossa, così si risparmia lo stordimento. Ma la palla entra comunque. Entra comunque. E sarebbe rispetto allo stordimento se il valore fosse stato più alto. 5-3 Afro, per Nico. Praticamente uomo partita del ritorno. Assolutamente sì. Sta facendo tutto lui, signori. Nonostante ci... Siamo già a metà del secondo tempo, inoltre. Potrebbe succedere qualcos'altro, signori? Commentatori? Ditemi. Io direi di no. Signori e signore da casa. Signore da casa 50-50 sulle possibilità di vittoria. Afrodite esce ed entra Visi. Chiamata dello schema. Da subito neanche c'è il calcio d'inizio e c'è la chiamata dello schema. Ho visto una rete intricata. Collegamento interrotto. Ma Cristo, non è possibile che crash. Quindi
Quindi manca un tempo, un da, tempo 15. Da 15 minuti. Che ho sto io, perché era mio lost. Si parte dal 5 a 3. Non avevo visto tanti crash dall'ultima partita. Mettimi i messaggi su Telegram. Sì, sì, lascia stare. Vabbè. Dilla Fox Elby contro Darge. Che io non c'ero in quella partita perché ho avuto da fare. Comunque, un tempo da 15 verrà concesso. E vabbè, comunque... Direi che nonostante i crash sono state comunque buone partite, direi. Sì. Con i crit neanche telefonati, però arrivavano sempre. È abbastanza imbarazzante questa cosa, a dire il vero. Mm-hmm. Si va di Stadio Transilvania. E arrivano gli arduissimi di nuovo contro i Full Darkness. Full Darkness. Vediamo questi 15 minuti come andranno. Sarà difficile fare 3 gol per hit, però... Credo che non si voglia tutto arrendere. Tutto può essere se parte bene. Tutto può essere. Mm-hmm. Attenzione, cambio di formazione. Lo schema è diventato millennio per Nico. Però perché la spoileri? Perché tendenzialmente uno non la può vedere da quando lo metti in campo, che schema è. Sì, ma... Lo vedono direttamente dallo schermo di Nico. Vabbè. Scusami, non lo spoilero, lo vedono loro. Siamo, siamo uno scemone. Lei è scemo. Scemone. Apoghio. Cattivo. Apoghio. Kmet per skip. Per e ovviamente skip, Pentracon. Miximax il drago trans... 5. Ok, Miximax di Bylong per Vladimiro, ovviamente. E Skipper si attiva. Skip, sono lo stesso. Kowalski a rapporto. Kowalski, ma perché? Ha detto skipper. Bylong contro Uxì, scatta anomalo, vince anche questa volta. Scatto animale, non anomalo, animale, ma non è un valore troppo alto. E va ormai di arriva seconda possibilità. Il muro invalicabile che viene ovviamente invalicato. Scatto anomalo o anomalo. Consueto rift. Spirito guerriero per suppongo spirito proprio guerriero. Proprio spirito il guerriero. Spirito guerriero. 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 Per Bailo. Come? E vabbè, Pendragon su taglio. Tattica speciale si prende. In questo caso sarebbe ammonizione, però. No, perché non è la stessa partita. Però l'hanno... sono comunque tempi da 15. L'hanno fakeata, però, L'hanno fakeata, quindi niente ammonizione, ok. Va bene. Perché probabilmente hanno capito che era da ammonizione e l'hanno fakeata. Miximax transfer, Senguji Yamato, e per Tezcat. Che è bellissimo con questo Miximax. Assolutamente sì. Perché tu adori il rosa. Anche attacco Omni. Veramente è fucsia, però vabbè. Attacco Omni. L'idea di Kumet, Genere Ronino e Miximax. Bylong. Arriva ovviamente l'attacco Omega, evoluzione 2X. È bellissimo che lo faccia giù della parte di Gamma, però vabbè. 2551. Non c'è nemmeno da chiedersi se pazzi o meno, perché passa di sicuro. Zitto. A meno che. Appunto. Avrei potuto crittare. Se avesse crittato hit avrei urlato di nuovo. Anche se tendenzialmente quello che critta dovrebbe essere sempre Nico. Quindi 6 a 3 per Nico. Nico crit. Hit si trova sotto un po' di differenza reti. Anche perché dovrebbe riuscire ad aumentare il suo vantaggio. Spirito guerriero. Spirito guerriero. Nico. Spirito guerriero. Quindi Pendragon. Il secondo Pendragon, quindi due appoggi. Aia. E arriva Kmet su Arion. Ma la porta fuori.
Oddio, cosa sta succedendo? Bjorn, l'hai visto anche tu? Non sono pazzo, sì. Che te ne pazzo! Sì. Ah, sì. Bailong che arriva... Skip arriva su, su Bailong. Bailong. Armatura per Skip. Battaglia tra scatto anomalo contro attacco progressivo. Progressivo. Vince scatto anomalo. Ovviamente. Vabbè, non commento. Io non commento. Nico, io basta. Non commento. Io non commento. Basta crittare. Che cacchio. Nico crit, signori. 4009. Come le vinci le partite tu nel torneo di Nazuma Eleven? Ah, non lo so. Io crit e basta. Ah, non lo so. Io crit. Nico crit. La meme, Nico crit. Comunque. Hit si gioca la tattica speciale, quindi tutto a posto. Scat viene portato avante, sovente, umiliante, sollevante. E qua, attenzione, Nico. Vediamo se lo fa o non lo fa. Ok, va bene. Oh no. Luce oscura per togliere la velocità, perlomeno diminuirla. Arriva anche un Miximax Trance da parte di... ovviamente Nico. Meme, il portiere alla fine. No! Vabbè. Nico, sti errori no! E arriva, ovviamente, so, Miximax Zuge. Su Taio. Taio! Attenzione qua. Tescat stava per prenderlo a Skip. Tescat stava per attacco arrivare Omega. Prontamente. Attacco Omega. Omega. 2506. Ho paura che non... Cat si incazza. Mo magari... Mo magari ci dà il crit Luna della vita. Una quociata. E 1987. La palla viene respinta. 13 minuti. Aia. Grande Tescat. E quindi io direi che le sorti aspettando palla, le sorti del torneo le sorti del girone C sono ormai decise. Quindi si doveva fare solo un tempo da 15, giusto? Sì. Sì. Ok. Mancavano 15 minuti. E quindi ora mi tocca, sì, modificare i punti. Perché chi non ho visto tutta la prima partita, però devo dire che anche questa seconda è stata molto molto combattuta. Sì, soprattutto Nico, se non avesse crittato sarebbe andata molto meglio, ma ok, ma sarebbe stata uguale, sarei passato comunque. Vabbè, sì, ok, però hai fatto troppi crit. Comunque, Nico. A parte questo, io voglio fare i complimenti a Hit che ha giocato molto bene. Molto bene, se l'è giocata fino all'ultimo e si merita i miei applausi. Comunque, il torneo, allora, il torneo del il girone C, madonna, non so più parlare. Si conclude. Il girone C si conclude con Nico al primo posto ad 8 punti, Anthosmind secondo a 7 punti e questi sono i due qualificati, Hit a 3 punti. E Giallo purtroppo ci ha lasciato proprio all'ultimo e quindi rimane a 0 punti. Povero Giallo. Vabbè. Però dico Hit, dico a Hit che nel caso in cui qualcuno si ritirasse, comunque verrà preso sempre il miglior terzo tra i due gironi, tra il girone C e il girone D. Quindi non esclude il fatto che magari può essere qualificato per la sfortuna di qualcun altro. Quindi lo invito a restare sempre pronto. Quindi noi ci vediamo domani con le ultime due partite di questa terza giornata del girone D, perché comunque ci sono ancora due gironi da stabilire e niente, da anzi due posti da stabilire, un girone da stabilire, vabbè, ormai mi sono perso. Che è Bjorn. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video, alla prossima da Bjorn. Ciao.